Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Io sono Riccardo e come sapete qui parliamo di tecnologia spiegata in modo semplice e comprensibile per tutti. Oggi siamo insieme per andare a fare la recensione di una bici elettrica veramente molto interessante, Eleglide T1. Se ve lo siete persi, in passato ho già pubblicato l'unboxing di questa bicicletta e soprattutto il montaggio, perché è molto interessante secondo me vedere come arriva una bicicletta che viene spedita dall'estero e quanto tempo ci vuole per montarla, soprattutto per una persona poco esperta come me. Quindi se non l'avete ancora visto, vi lascio qua sotto il link all'altro video. Ma oggi concentriamoci sulla recensione perché ho avuto modo di testare a fondo questa bicicletta, l'ho provata, l'ho stressata e adesso sono pronto per raccontarvi tutto quello che penso di questo ottimo prodotto. Ve lo dico già da ora, è un prodotto veramente molto molto interessante e promettente. Ma non voglio anticiparvi troppo, quindi lasciate il classico like e andiamo a fare la recensione completa. Piccolo disclaimer prima di cominciare: in questo caso la bicicletta me l'ha inviata l'azienda per una recensione, ma come sapete vi dico sempre quello che penso. Se un prodotto mi piace, ve lo dico, se non mi piace, ve lo dico allo stesso modo. Io non vi devo vendere niente. In questo caso l'azienda mi ha inviato il prodotto per il test e a me resterà la bicicletta, quindi potrò usarla per spostarmi in città. Non ho ricevuto nessun compenso economico, ma iniziamo con la recensione. Allora, direi di iniziare prima di tutto con il design e i materiali, anche se ne abbiamo già parlato un pochino nel video dell'unboxing. Nonostante il prezzo contenuto, questa bicicletta è davvero bella, robusta e ben assemblata. Certo, a livello di design è ben lontana da marchi più famosi e blasonati come Canyon, Specialized e altri brand, ma considerando il prezzo estremamente contenuto sotto i 1000 euro, direi che non ci possiamo lamentare. Molto bello ed elegante il colore nero opaco, dove risalta solo la scritta della marca Eleglide in arancione sulla canna. La sua forma è un giusto mix tra bici da città e bici da trekking, non troppo spinto a dire il vero. Frontalmente abbiamo una forcella ben ammortizzata, un utilissimo e potentissimo fanale e un ampio manubrio con cambio Shimano. Sul manubrio troviamo poi il campanello, lo schermo LCD da 3.5 pollici, il pulsante per cambiare le modalità di guida e l'acceleratore, che però in Italia è illegale e non va utilizzato. Passiamo poi nel mezzo, dove troviamo un sellino ampio e morbido, evidentemente da città, e la batteria estraibile, per arrivare infine nella parte posteriore, dove troviamo un utilissimo portapacchi che arriva fino a 25 kg, il classico fanale rosso che si illumina quando freniamo e un indispensabile e robusto cavalletto. Segnalo che la batteria è facilmente removibile e si blocca grazie all'utilizzo di una chiave, ce ne sono due incluse nel packaging. A confermare la sua impronta chiaramente cittadina, troviamo anche due parafanghi utilissimi nei giorni di pioggia. Le gomme tasselate da 27.5 pollici invece sembrano perfette per il fuoristrada, ma risultano molto comode anche in città per attutire meglio eventuali buche o per salire o scendere dai marciapiedi. Parlando dei materiali, mi sembrano di ottima qualità. La lega di alluminio utilizzata nella sua realizzazione è davvero solida e restituisce un ottimo feedback. Le uniche cose che non mi sono piaciute sono le leve dei freni e il cambio in plastica economica al tatto, il sistema di cavi che poteva essere nascosto meglio e le saldature sul telaio che potevano essere fatte un pelo meglio in certi casi. Ad ogni modo, di nuovo, considerando il prezzo della bici, non ci possiamo veramente lamentare di nulla. Visto che del montaggio ne abbiamo già parlato in un altro video, passiamo ad analizzare le performance, il motore e lo schermo. Allora, questa bici monta un motore da 250 watt, che arrivano a 500 watt di picco ed è perfettamente in linea con la legge italiana. Il motore è installato nella parte posteriore della bici e riesce a fornire una coppia di 50 Nm. C'è poi un ottimo sensore di coppia preciso e reattivo, che lavora molto bene anche nelle strade più ripide e non ci abbandonerà mai. Appena iniziamo a pedalare, il motore elettrico si attiva e ci dà una grossa mano anche nelle partenze in salita o quando abbiamo la marcia completamente sbagliata. Ecco, penso che questo motore sia perfetto per una bici di questo tipo, che è particolarmente indicata per spostarsi in città oppure in campagne. Sia chiaro, non è un mostro di potenza, ma garantisce un'autonomia incredibile e soprattutto permette di annullare qualsiasi tipo di fatica durante le nostre pedalate. Nel complesso le performance sono più che soddisfacenti ed è possibile regolare la potenza della pedalata assistita su ben 5 livelli tramite il comodo comando che abbiamo nella parte sinistra del manubrio. Queste 5 modalità ci permettono fondamentalmente di regolare la massima velocità della bicicletta in modalità assistita. Si va da un minimo di 12 km/h a un massimo di 25, sempre per rispettare la legge italiana. Insomma, nei vari test che ho fatto sono riuscito a raggiungere i 25 km/h in pochissimo tempo e soprattutto senza fatica, accompagnato dal motore che entra in funzione sempre in modo veramente perfetto. Nessun problema nemmeno nelle salite, perché anche le pendenze più importanti vengono gestite bene e senza nessun problema, ma soprattutto di nuovo senza sforzo da parte nostra. Il display è posizionato al centro del manubrio, ci mostra la velocità e anche il livello di pedalata assistita in uso, lo stato della carica della batteria, la velocità media o la media di chilometri percorsi in una sessione. È in bianco nero e la sua leggibilità è ottima in qualsiasi condizione e situazione di luce. Molto comoda anche la push mode, modalità con la quale è possibile trasportare a piedi la bici sfruttando una leggera spinta del motore. È perfetta quando vogliamo camminare, spingere
spingendo la bici, ma senza fare fatica, oppure quando dobbiamo affrontare salite molto ripide. Come ho anticipato poco fa, è anche presente un acceleratore a pulsante da montare in modo opzionale, perché, ripeto, in Italia è illegale. Questo ci permette di usare la bici in modalità completamente elettrica e senza pedalare. Arriviamo quindi ad analizzare le ruote, gli ammortizzatori e le luci. Come anticipato, le ruote sono da 27.5 pollici, molto grandi, spesse e tassellate. Non sono propriamente per fare mountain bike puro, ma possono tranquillamente fare dello sterrato. Sarò sincero, fa un effetto un po' strano vedere questo tipo di ruote su una bici che a prima vista è più da città, ma dopo averle provate a fondo posso dire che queste ruote sono veramente comodissime e utilissime, soprattutto sull'asfalto cittadino. Queste gomme, infatti, unite alle sospensioni e alle performance del motore, ci permettono di utilizzare questa bici su qualsiasi tipo di terreno, che sia urbano o extraurbano, sterrato, argini e anche un pochino di montagna, anche se non troppo spinta. Ma soprattutto possiamo usarla tranquillamente anche quando piove o quando c'è un pochino di neve per strada, senza rischiare troppo. Insomma, questa bicicletta è perfetta per essere utilizzata in qualsiasi stagione, sia in estate col bel tempo che in inverno con il freddo, la pioggia e il brutto tempo. Non dimentichiamo poi che grazie alla forcella ammortizzata questa bici è perfetta per affrontare anche tutti gli ostacoli della città, quindi buche, tombini, rotaie del tram, San Pietrini e tutto il resto. La forcella anteriore, tra l'altro, può essere bloccata in certe situazioni, ad esempio se facciamo lunghi percorsi su strade pianeggianti, mentre possiamo sbloccarla per una guida più confortevole quando la situazione diventa più difficile, di nuovo in città, tra marciapiedi, buche, tombini e quant'altro. Non è invece presente un ammortizzatore posteriore, ma sinceramente non è neanche necessario su una bici di questo tipo. Insomma, tutto questo per dirvi che l'esperienza di guida di questa bicicletta è veramente perfetta e fantastica in qualsiasi situazione e condizione. Per concludere, segnalo che poi la bicicletta monta un fanale LED frontale molto potente, perfetto per illuminare la strada di notte e farci vedere quando pedaliamo al buio. Anche sul retro troviamo un fanale LED rosso che si illumina quando freniamo per una maggiore sicurezza. Sempre parlando di sicurezza, troviamo freni a disco anteriori e posteriori. Il comparto frenante si comporta davvero bene anche a velocità massima, ma come ho già segnalato, le maniglie dei freni sono realizzate in una plastica un pochino povera, avrei gradito qualcosina di meglio. L'importante comunque è che la bici freni bene, tra l'altro i freni sono regolabili, quindi possiamo personalizzarli a piacimento. Per quanto riguarda il cambio, invece, abbiamo un cambio Shimano a 7 rapporti. Anche in questo caso le regolazioni sul manubrio sono un pochino cheap in una plastica particolarmente economica, ma nel complesso il cambio funziona molto molto bene, è veloce, preciso e fa tutto quello che deve in un tempo veramente record. Ma parlando di una bici elettrica, non possiamo chiaramente non parlare di batteria, autonomia e ricarica. Chiaramente, come tutti i prodotti elettrici, dai telefoni alle macchine, anche l'autonomia di questa bici dipende da tantissimi fattori, quindi è veramente difficile dire a quanto ammonta effettivamente l'autonomia di questa bici. L'azienda promette circa 100 km in modalità elettrica, chiaramente a livello minimo. Nei miei test in realtà sono arrivato a fare 60, 70, 80 km al massimo in questa modalità. Devo comunque dire che in linea di massima tra i 50 e i 70 km si fanno veramente sempre. Capite bene che con un'autonomia di questo tipo la bici è assolutamente perfetta per spostarsi in città, ma potete tranquillamente utilizzarla anche per fare un giro magari sulle colline, al lago, dove volete. Insomma, con un'autonomia di questo tipo potete stare abbastanza tranquilli. È chiaro comunque che è una bici al massimo da trekking, non una mountain bike, quindi non potete iniziare ad affrontare delle salite troppo ripide per lungo tempo, perché chiaramente la batteria si scarica velocemente in questo caso. In tutti i casi comunque sul display possiamo tenere monitorata l'autonomia residua, non abbiamo i chilometri precisi, ma abbiamo delle tacchette che scendono in base all'autonomia residua. Per quanto riguarda la ricarica, come ho già detto, possiamo staccare la batteria e ricaricarcela tranquillamente a casa, in ufficio o dove vogliamo. I tempi di ricarica sono un po' lunghi perché ci vogliono circa 6 ore per una ricarica completa. Davvero comodissimo comunque il fatto di poter staccare la batteria e ricaricarla dove e quando vogliamo, lasciando magari la bici sporca in garage o fuori addirittura. Bene ragazzi, siamo arrivati dunque alle conclusioni di questa recensione. Come avrete già intuito, è una bicicletta che mi è piaciuta moltissimo per tanti motivi che ho elencato fino ad ora, ma un motivo che ancora non ho detto è il suo prezzo, perché un prodotto di questo tipo costa, in base a sconti, promozioni o altro, tra i 900 e i 950 euro, che è un prezzo veramente incredibile, perché ad oggi trovare una bicicletta di questa qualità, con questa autonomia e queste caratteristiche, è veramente impossibile. Se andate su Amazon a fare un giro le trovate tutte a 1200, 1300, 1400, o su qualsiasi altro sito di rivenditori i prezzi bene o male sono questi, e le poche bici che costano meno offrono o una minore qualità o caratteristiche tecniche inferiori o un'autonomia nettamente inferiore. Quindi di nuovo, se consideriamo tutte le sue caratteristiche e il suo prezzo, è un prodotto veramente incredibile. È una bici che mi è piaciuta tanto, soprattutto perché è alla portata di tutti, ma in particolare perché si adatta sia all'utilizzo cittadino che all'utilizzo magari un po' più sportivo o almeno
meno trekking. Abbiamo a che fare con una bici estremamente silenziosa e maneggevole, ben bilanciata e che offre una tenuta di strada veramente incredibile in qualsiasi condizione, anche quelle più avverse. È comoda da guidare, ha un sensore di coppia precisissimo, il sistema frenante a doppio disco è preciso e sicuro e ha un cambio Shimano veramente ottimo. Poi nel mio caso specifico ho apprezzato tantissimo anche il portapacchi perché mi ha permesso di spostarmi in città anche con dei pacchi, ad esempio quando dovevo fare dei resi andavo tranquillamente all'ufficio postale, li mettevo dietro in massima sicurezza senza avere ingombri sul manubrio, quindi un altro punto a suo favore. Insomma ragazzi, questa bici mi è piaciuta veramente tanto e non posso far altro che consigliarvi l'acquisto. Chiaramente qua sotto vi lascio il link nel caso in cui voleste acquistarla. La spedizione è velocissima, non è dalla Cina ma è dalla Polonia se non sbaglio, quindi in pochi giorni il prodotto arriva a casa vostra. Per qualsiasi dubbio o domanda fatevi sentire qua sotto nei commenti, io sono a vostra disposizione e vi rispondo sempre. A questo punto, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, a voi non costa nulla ma per me è fondamentale per continuare a far crescere questo nuovo canale, e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, altrimenti vi perdete tutti i prossimi video. Io vi ringrazio per la visione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao da Riccardo.